nel bene e nel male, Lina Maffei. Luciano Perrotta Corini della Morte, Cossato e Birof, arbitra De Santis, vedete inquadrato adesso Del Neri, è stato osservato anche sul campo di San Siro un minuto di silenzio per commemorare il sovrintendente della Polfer Petri assassinato dalle Brigate Rosse domenica scorsa. E si parte con al quarto minuto, punizione di Pirlo, stacca Shevchenko e la palla sul fondo, il Milan subito a premere, subito fa sul serio con Seedorf, ancora con Shevchenko, cerca il destro dalla lunga distanza, comunque la palla alta sopra la traversa. Il colpo di testa di Birov, 36 reti con il Milan qualche stagione fa. Poi al 32esimo dialogano poco Shevchenko ed Inzaghi, prova ad innestare l'ucraino Rui Costa. Ancora Maldini, il colpo di testa di Shevchenko e soprattutto la deviazione di Lupatelli risulterà tra i migliori in campo su questa incursione del Milan. Adesso andiamo ancora nella fase finale del primo tempo con Rui Costa, con Inzaghi, con Shevchenko, vedete il muro del Chievo, da lì non si passa e quindi il pallone finisce sul sinistro di Seedorf, su quello di Gattuso, sul sinistro di Gattuso la palla sul fondo. Poi ancora Pirlo che cerca lo spazio, il bersaglio giusto, il suo destro violentissimo, ma Lupatelli si rifugia ancora in calcio d'angolo. Poi una protesta di Inzaghi, siamo nella fase di recupero, vola verso la porta del Chievo, Moro si difende così e Inzaghi ha una reazione piuttosto violenta sul piano nervoso nei confronti dell'arbitro De Santis, che a sua volta accetta lo scatto di nervi dell'attaccante del Milan. Ripresa con le stesse formazioni e dopo un primo e 38 secondi, lo vediamo, eccolo qui, Seedorf vola sulla sinistra, la palla in mezzo e Inzaghi non riesce a deviare, c'era anche una situazione di fuorigioco segnalata dall'assistente Ivaldi. Poi il volo, il colpo di destro di Inzaghi sul fondo, questo calcio di punizione di Pirlo e ancora una volta Lupatelli copre bene sul suo palo, poi lancio di Seedorf, osservate il numero di Shevchenko che non riesce però a coordinarsi bene, ma Lupatelli è sempre concentratissimo. Franceschini poi per della morte nel Chievo, Calazze si ferma così al suo posto, Laursen, Maldini va sulla fascia sinistra. 22esimo minuto, Rui Costa per Shevchenko e prove di dialogo con Inzaghi, il sinistro al volo del centravanti del Milan sul fondo, poi entra Pelissier per Birov al 31esimo minuto, una palla gol per il Chievo, Cossato che parte in posizione regolare, va a cercare Dida ma copre bene il brasiliano sul suo palo, poi Tomasson per Shevchenko e il pubblico di San Siro non tutto gradisce, Bielanovic per Cossato e poi al 44esimo minuto Pirlo a cercare Maldini che manca così la deviazione, si coordina male il capitano del Milan, il Milan che insiste nella sua lunga manovra, il lancio ancora di Pirlo a cercare Tomasson, poi osservate Seedorf, Lupatelli, palo, Rui Costa, ancora Lupatelli sul fondo, grande occasione ma ancora una volta Lupatelli protagonista, il migliore sicuramente in campo nella fase finale della partita. E poi nel break del Chievo l'anticipo di Maldini su Bielanovic per il terzo pareggio consecutivo del Milan a San Siro, il secondo per 0-0 in questa stagione. Grazie a Marco Sivoli. Mezza sconfitta, non è una mezza vittoria. Diamo subito mentre lo